Bentornati nel canale di Chiara Lady Boss. Per contenuti, anteprime, consigli e servizi turistici su New York e Stati Uniti d'America, iscrivetevi al canale, attivando la campanella per ricevere le notifiche in tempo reale. La scorsa settimana abbiamo mostrato la prima parte sui supermercati americani, girando dentro Trader Joe's. Oggi andiamo a scoprire cosa offre Food Bazaar. Notare subito la differenza con Trader Joe's: qua ci abbiamo prodotti di massa in quantità industriali, anche fuori, no? Anche fuori. Piatti enormi a $7,99. Confezioni di patatine, no? Fantastiche, di quelle piccole monouso per tutti i giorni, per i bambini. Merendina sana. A $6,99. Let's go. Ok, notiamo sicuramente l'odore diverso. Lì vende la pizza. Ecco, l'odore è diverso, sapete perché? Quando si entra qua da Food Bazaar ad Astoria, ci abbiamo i vari fast food. Li facciamo vedere dopo. Cosa ci fai vedere, Alessia? Oh, pistacchi con il chili, piccanti. Questi non avevo mai visti. Neanch'io. Li prendo subito. Subito? Magari ti ritorna i sensi. Magari sì. Comero di stagione. Che prima abbiamo preso secco, qua è fresco. Poi ci abbiamo papaya. Facciamo vedere la papaya. Da dove viene questa papaya? Da Messico. Dal Messico, vedi? $1,29. Ovviamente siamo carichi di ananas. In inglese è pineapple. $3,99. Questa è ichi, questa è la libra. Questa. E poi ci abbiamo il mango tropicale del Brasile. Brasil. Iniziano gli scaffali con tutte le varie barrette, cioccolati, cioccolatini, snack, drink, drinketti e tutta la parte della frutta e verdura. Un posto enorme. Dragon fruit. Bellissimo. Dragon fruit pitahaya. Guarda cosa c'è qua. Ci abbiamo il cacao. Il frutto del cacao. Wow. $3,99. Sono brutti questi pomodori. No, sono veramente brutti. Vabbè, quanto sono brutti, porini? Ma perché? 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 Poi ovviamente perché? La Chiara viene dal perché? Centro-sud, cioè, quindi di centro! Pomodoro. Centro-sud! Centro! Centro sono Marche, Umbria e Toscana e Emilia-Romagna. Ok. Oh, santa pazienza. Anche Abruzzo. Anche Abruzzo. Allora no, facciamo votare a loro. Allora votate voi. Per chi conoscesse un po' la geografia italiana. E non sono molti che conosce la geografia italiana. Le Marche sono centro o centro-sud? Attenti come rispondete. No, considerando che io ho letto che la Toscana, io sono toscana, che la Toscana è considerata nord, a me non l'ho considerata nord la Toscana. Ma sai considera nord la Toscana? Oh, cane. Oh my god, no, sugar bellissima. Cane? Come si chiamano le... La canna da zucchero. Canna da zucchero, right. Ma che ci si fa? Allora, la canna da zucchero... È arrivata la maestra, spiegaci. Allora, la canna da zucchero si può utilizzare come dolcificante, oppure se fate un mojito, la pelate bene, fate bastoncini e la mettete all'interno del mojito, è buonissimo. Mojito quante H, scusi signora? Mojito non c'è l'H, c'è la jota spagnola. L'hai pronunciato come una bella H. Mojito. Questo viene $3,99. Questo sì che è un supermercato americano. Guarda quanta varietà di prodotti. Qualsiasi tipo di nocciolina. Ci abbiamo il mix, quello più o meno calorico, banane secche, anacardi. Anacardi con sale, anacardi senza sale, anacardi con tanto sale e tostati. Pecan. Poi abbiamo walnuts, le noci. Poi abbiamo i pistacchi non salati, i pistacchi salati. Poi abbiamo le mandorle salate, le mandorle non salate. Oh my god, guarda, sono stufa solo a dirlo. Allora, non scherzo, io ho un barattolo di peroncino da 6 anni. No, vi faccio vedere la dimensione. Ecco, questo ancora a me dura da 6 anni. Sarà scaduto e vabbè, è lo stesso, però questa è la dimensione. Le dimensioni delle spezie in determinati supermercati americani. Io che sono una detestante di cannella, qua ce n'è volontà. E in bacchetta. Anche. Ecco, il basilico, le spezie per il pollo. Spezie per la bistecca. Il pepe nero, l'anice. Noce moscata. Ma mi piace tanto. L'aglio in polvere, una cosa che non so, io non ce la faccio. I prezzi, anche questi allucinanti. Questi mega barattoli si aggirano dai 3 ai $5, massimo $7 per il pepe. Alessia fa spesa. Il prosciutto di Tom e Jerry. Il prosciutto di Tom e Jerry, avete mai visto quell'episodio in cui c'è Tom e Jerry? Facci vedere sto prosciutto. Allora, è quello è quello che usano per il Thanksgiving. Sì, o per Natale, pesantino,
piccolo prosciuttino arrosto che è praticamente già cotto. Quanto costa? Questo viene 19,29 1,99 alla libra. Allora diciamo quanto è una libra? Mezzo chilo più o meno. Circa, sì. Sì, un po' meno di mezzo chilo. 454 grammi, sì, per essere precisi. Una cosa che non troverete assolutamente in Italia è lo stuffing, che si usa per farcire il tacchino. Qua siamo, siamo... pizza. Cioè, volete una zampina di maiale? Eccola qua. Allen, ma una mortadellina non ce la prendiamo? Una mortadellina piccolina? Una piccola mortadella, che poi non è proprio mortadella. La facciamo diventare mortadella. Ma si chiama cooked salami, salame cotto. Ok, quindi non è mortadella, è salame cotto. Ma parliamone, pepperoni. Questo è un salame che vuole essere un peperone, ha deciso di chiamarsi peperone. Ci sono solamente quante corsie? Scopriamolo. Questo è da mostrare, quelli che vanno così col, certo, carrello. Col carrellino. Avete capito la differenza tra il supermercato americano Trader Joe's e il supermercato americano Food Bazaar? Chi non porta a casa un bel sacco di riso? Questo è tassi. Quanti chili? Sono 7 kg di riso. Qui invece ci abbiamo solamente buste da 25 kg di riso. Di tutti i tipi poi, bianco, bianchissimo, pregiato, pregiatissimo. Integrale. Integrale, thailandese. Oh my god, mi sento male. Quasi 2 litri di sciroppo d'acero, $10. Ecco il burro di mandorle che piace a me, il Barney. Io di solito prendo questo, senza sale e senza zuccheri aggiunti. Però su Amazon costa $11. Qui la Nutella c'è e costa $3.99. Però vediamo, importata da dove? Importata dal New Jersey. Sanno? Hanno la pan di stelle. Yeah. La pan di stelle, quella invece è della. La nocciolata. La nocciolata. Wow. Sicuramente ci hanno altri prodotti italiani. Io qui sono venuta un paio di volte. Infinite opzioni di hummus a tutti i gusti. Abbiamo constatato che effettivamente hanno un'ottima selezione di formaggi. Sì, veramente, francesi, italiani, svizzeri, di tutti i olandesi, tipi. Olandesi, il Gouda, che buono quello. Sì. Ho addocchiato il parmigiano. Ah, parmesano. No, questo. Ah, ecco, parmigiano, okay, reggiano. Ah, sì. $9.80, sì. Un pezzettino da $10.19. Quanto sarà? Piccolissimo. Piccolissimo. Vabbè, in Italia penso costi meno della metà. Sì. L'auricchio, il provolone e il pecorino romano. Yeah. Fatemi sentire l'odore. Madonna, che buono. Oppure opzione parmigiano grattugiato. Bel gioioso a $6.99. Non può mancare la pasticceria con tutti i dolci di compleanno, happy birthday cakes. Che carine queste. Guarda che bello questo, la frutta anche. Yeah. E anche le cupcake super coloratissime, $2.99 l'una. Pacchi di uova da 18 pezzi. Faccio una piccola frittata da 18 uova. Tropicana, che è il succo d'arancio più famoso. Anche qua infinita scelta. Pasta però. Queste sono buone di paste. Sì, infatti. Ma del verde. Del verde. Questo Bartolini che non conosco. Neanche ma io conosco Bartolini. Nicchia. Questa guarda di farro. Buona. Bella questa. Poi cosa abbiamo? Ancora Bartolini? Pappardelle, tutto Bartolini, con le pappardelle, penne al farro. Penne al farro buone. Poi il prezzo non è esagerato per essere in America. $5.99. Sono tutti a $5.99 questi pacchi di pasta. Come non comprare dei barattoli di burro da? Da 1,27 kg. 1,27 kg. Allora, se... ma te la bevi questa? No, mai. No. Ti prego, bevila adesso. No. A parte a me non mi piace proprio la soda in generale, le bibite gassate. Ma cos'è questa? Spiegacelo. Cos'è? Roba gassata con zucchero e forse qualche, non so, qualche gusto. Io non l'ho mai provata. Ma no, nemmeno io. Mi rifiuto. Qui abbiamo tutta la parete asiatica, coreana, cinese, giapponese, thailandese. Pronti alla corsia patatine? Iniziano qua. Ci abbiamo dai Doritos ai Cheetos. Tostitos, Lay's, andiamo avanti. Cheese wall. No, facciamo, vediamo, vai, facciamo vedere. E ovviamente abbiamo infinite opzioni per salse, salse, salsette, salsine. Un sacco di Pringles, prendi il sapore di Pringles che ti piace di più e quello che ti piace di meno. No, paprika, a me barbecue, I love barbecue. Piace di meno. Oh my god, maybe that one.
Applewood Smoked Cheddar, che non ci si può infilare nient'altro di più dentro. E le corsie sono 21. Che bella tutta l'opzione di caffè. Sì, è vero. Wow. Questi hanno anche tutti gusti diversi. Questi da tutte le parti del mondo. Cioè c'è talmente tanta scelta e talmente tanti prodotti che è impossibile mostrarli tutti. Quindi la domanda è: voi che prodotti vorreste vedere? È facile, sì, è giusto? Molto più facile. Così nel prossimo vlog, il vlog numero 3 dei supermercati americani, mostreremo i prodotti che verranno più richiesti. Allora, abbiamo tutti i vari fast food, dal sushi al teriyaki. Poi già abbiamo Singas, che è la pizza. E non può mancare Dunkin' Donuts e Baskin Robbins. Ma me lo fate un favore? Mi aiutate a entrare nella sede di YouTube di New York? Tutto quello che dovete fare è chiedere ai vostri amici innamorati di New York, in partenza per New York o che vivono a New York, di iscriversi al mio canale. Mi mancano meno di 3000 iscritti. Thank you so much! Mua!